cui noi ci alziamo in piedi con le lacrime quando ascoltiamo Fratelli d'Italia, l'Italia se desta, e voglia veramente Lucifero che si desti. E la musica è stata sacrificata, è stata eliminata dalla... Grazie. È stata eliminata dall'organigramma delle discipline che si studiano nell'istruzione diffusa, si studiano come in un museo, nei conservatori, ma ciò che si studia nelle scuole specialistiche poi muore, non è sangue che circola. Come il flauto magico e gran parte dell'opera di Mozart è l'incarnazione musicale della fratellanza massonica e del pensiero massonico, così la nona sinfonia di Beethoven, e non soltanto per quanto riguarda il suo finale, in cui c'è il testo di Schiller massonico e l'inno alla gioia massonico, ma nel suo insieme, nella sua particella, ci alziamo in piedi con le lacrime quando ascoltiamo Fratelli d'Italia, l'Italia se desta, e voglia veramente Lucifero che si desti. Già, l'amico di Bergoglio, ripeto, l'amico di Bergoglio. Che voglia Lucifero che si desti l'Italia. Ma è una cosa positiva? Chi è il dio di Bergoglio, essendo questo personaggio l'amico di Bergoglio? È Lucifero? Ma che ruolo ha Lucifero? Chi è Lucifero? Riflettete, ragazzi, riflettete.